Xfin del gruppo pugliese è fallita a luglio, anche se aveva appena ricevuto 15 milioni di euro di contributi pubblici. Cioè non credevo più a nessuno proprio, perché ci hanno solo detto bugie, sempre bugie, e si è verificato sempre il contrario di quello che dicevano. Era crisi già da un bel po', stiamo andando avanti così da anni. Qua si sentiva dire insomma che il suo pugliese stava investendo, e invece io sento dire soltanto che deve ricapitalizzare l'Avellino Calcio. E l'azienda che fine faceva? Siamo falliti. Io stavo in cassa integrazione, sono rientrato qualche volta. E quando cosa facevi? Io mi occupavo qui in azienda di incoming, praticamente di qualità, e vedevo comunque uno sconforto, perché entravo e si vedeva che non c'era alcun tipo di rilancio, era tutto come un gioco. La Xfin ha prodotto qua dentro le schede elettroniche per le lavatrici Merloni e oggi per una società che fa saldatrici, un business che non dà lavoro a migliaia di persone. Allora, quale piano industriale aveva Massimo Pugliese? C'erano comunque in cantiere, da quelle che sono state le carte che abbiamo visto, dei progetti che potevano darci del lavoro, tipo la vending machine, queste macchine di distribuzione automatica, hanno parlato di telecamere per la videosorveglianza. Ma non è che era un buon prodotto, non era nemmeno un piano industriale, perché anche ammesso che questa telecamera fosse andata a buon fine, ammesso per ipotesi, nella migliore delle ipotesi, fosse andata a buon fine, era un prodotto che dava lavoro a un numero irrisorio di persone, ma poche decine, quasi parla di centinaia di persone, quasi 1000 persone. Quindi comunque era un piano industriale che non poteva reggere, come non potevano reggere nessuno dei piani industriali che ha presentato Pugliese in questi anni. A cominciare dall'auto del futuro, pure osannata dai sindacati, l'auto del futuro. Non so come fanno a credere. Che cos'è questa auto? Non lo so, chi l'ha vista mai? Bisognerebbe chiederlo a qualcuno. È l'auto del futuro, il futuro che verrà, il futuro è sempre futuro, non è mai presente. Comunque non si è più vista, non è stata mai nemmeno iniziata. Come tante altre cose, come i materiali compositi, la larga banda, ma chi le ha viste mai? Solo piani sulla carta. Era solo una scusa per mettere d'accordo azienda, sindacati e governo per cacciare sempre soldi in questo pozzo senza fine. 23 milioni di euro, più 18,4 milioni di euro, più 2,3 milioni di euro, più 15 milioni di euro. Sono i contributi pubblici per questa azienda che, nonostante tutto, con 50 milioni di euro di debiti, a luglio ha fatto fallimento. Certamente, secondo me, il fallimento è la più grande invenzione che possa esistere, perché col fallimento non si paga più a nessuno. E quindi a un certo punto il fallimento può essere un ottimo scamotage per venirne fuori. Perché se uno pensa a tutti i debiti accumulati, a tutti i soldi non pagati, a tutti i TFR dei nostri colleghi di Aversa che sono stati costretti a venire qua. Oggi ci sono 900 persone in difficoltà, la politica sapeva tutto perché tutti i passaggi della Xfin sono stati fatti davanti alla politica. Il sindacato ha sempre informato le massime cariche dello Stato, Ministero delle Attività Produttive, Presidenza del Consiglio. Qui si sono succeduti un sacco di politici. È venuto Cosentino, è venuto Marzano, è venuto Di Pietro, è venuto Mastella. Mastella è venuto qua? Sarà una coincidenza, perché quando a luglio chiediamo di intervistare Pugliese, il suo ufficio stampa ci fa sapere che Massimo non ha tempo, perché fra l'altro deve sposarsi con una nipote del ministro Mastella. Allora, mi sento adesso una persona inutile, purtroppo, perché sono stato fatto fuori in un momento che alla mia età nessuno mi prende. È un tunnel senza uscita. Il tunnel ce l'ha l'uscita. Noi non ce l'ha. Vuoi fare l'intervista che viene raccontato? Tante stronzate, scusate la parola. Mia moglie con la pancia. Ho 25 anni e abbiamo un futuro incerto. Questo è quanto. Purtroppo qua nessuno è più un imprenditore, sono tutti finanziatori.
nessuno più ha interesse a fare un prodotto finito, a mandare avanti un'azienda, vogliono tutti fare un'azienda appoggiata sulle spalle del governo. Questo, perciò siamo troppo rovinati. Una parte di quelli che stanno qui in mezzo all'autostrada sono già stati ceduti 6 o 7 volte, rimbalzando da Fulchiera a Pugliese, da Luppi ancora a Pugliese.